Amici, amiche di Lega Nerd, bentornati di nuovo ad Eureka. Io sono Alessio, il vostro traghettatore solito scientifico. Oggi, come sempre, svisceremo un pochino di scienza in pochi minuti, ma parleremo di Elon Musk e della fantastica nave, terza nave, Shortfall of Gravitas. 42. Dunque, quando parliamo di Elon Musk e di SpaceX, le aspettative sono sempre molto alte, in quanto le sue spettacolari presentazioni e anche le sue spettacolari innovazioni sono sempre all'avanguardia e molto importanti, soprattutto nel campo della ricerca e della tecnologia. Dunque, oggi stiamo a parlare di una breaking news, una importante notizia, in quanto Elon Musk proprio mostra in un suo video condiviso la terza nave autonoma di SpaceX, a Shortfall of Gravitas. La terza nave autonoma che farà da silo di atterraggio per i razzi Falcon 9. Le immagini che ci arrivano sono sempre molto fantascientifiche. Immaginate una piccola portaerei che si muove da sola, che praticamente ha uno scarto di pochi metri nel momento che deve arrivare nel punto preciso dove atterreranno appunto i Falcon 9. Come dicevamo prima, la SpaceX a Shortfall of Gravitas ha iniziato il suo primo test al largo di Port Fortune. È la terza nave appunto autonoma dell'azienda di Elon Musk e si aggiunge ad una flotta che comprende le già note Of Course I Still Love You e Just Read the Instruction, tutti nomi molto molto interessanti. Questa terza nave affiancherà appunto la Just Read the Instruction nelle missioni di lancio dei Falcon 9 e anche dei Falcon Heavy e sono adibite per l'atterraggio appunto dei famosi razzi. Elon Musk nelle scorse giornate ha condiviso proprio un video dall'alto della nuova nave drone. E queste navi drone della SpaceX rappresentano un tassello fondamentale proprio della strategia dell'azienda. Cioè, i razzi, riatterrando in mare e non a terra, sono in grado di risparmiare molto carburante, come sappiamo, potendo quindi contare su un carico più pesante. In futuro, proprio queste navi drone potrebbero essere equipaggiate con un sistema di rifornimento in modo da consentire il ritorno dei razzi nella base di Cape Canaveral senza costi aggiuntivi. Sappiamo benissimo che l'importanza dei costi e soprattutto nel riutilizzo, nel non sprecare nessun centesimo, per Elon Musk è veramente importante e anche alla base dell'etica della sua azienda. Della A Shortfall of Gravitas se ne è iniziato a parlare praticamente nel 2018. Inizialmente l'intenzione era di renderla operativa entro la metà del 2019. Poi non se ne è saputo più nulla. Sapete che i progetti di Elon Musk sono sempre coperti da molti segreti, anche se le condivisioni delle notizie sono molto importanti per lui. Fin quando, appunto, ha confermato che SpaceX nel 2020 stava continuando a lavorare alla nave autonoma. Qual è la differenza di questa nave drone rispetto alle altre due? È che la Shortfall of Gravitas non necessita di una nave rimorchio per il traino, ma è in grado di raggiungere il sito di atterraggio in perfetta autonomia. Questo tutto dato dal potente sistema di propulsione, quattro propulsori azimutali e un sistema di navigazione GPS molto all'avanguardia, che consente alla nave di rimanere in un punto fermo con un margine di errori di ben 3 metri, anche in condizioni di mare mosso. Per quanto riguarda le curiosità, sempre dal mondo di SpaceX, i nomi delle navi, Of Course I Still Love You e Just Read the Instruction, derivano tutte dalla serie fantascientifica The Culture. Con questa breaking news, sempre dal mondo di SpaceX e del mondo dell'astronomia, vi diamo un appuntamento al prossimo approfondimento. Continuate a seguire il nostro canale YouTube di Lega Nerd e anche leganerd.com per tutte le nostre notizie di scienza e tanto altro ancora. Da Alessio, Eureka e in pochi minuti un grande abbraccio e al prossimo video. Ciao ragazzi!